Taranto certamente ha delle potenzialità turistiche enormi, però diciamo che il piatto piange. È triste vedere a Taranto per esempio gli ipogei chiusi, è triste vedere a Taranto strade del centro e del borgo, del centro e delle periferie decadenti, disastrate, cioè non basta la politica degli annunci, ben vengano le iniziative culturali, ben vengano le navi da crociera, però poi, come dire, si rischia di avere solo una politica di annunci. Io questo ho ravvisato in 4 anni e mezzo di amministrazione Melucci. Ma se devo dire che sono d'accordo con te, non riguardo agli annunci, ma riguardo a ancora una condizione non ottimale per quanto riguarda l'accoglienza turistica. Da tecnico, diciamo, mi sono reso conto che purtroppo c'è anche una burocrazia nel poter realizzare le cose che è molto più complessa rispetto a quella che ci immaginavamo e che da amministratore, quale anche tu tendi a essere, bisogna anche scontrarsi con la realtà delle cose. Tu sai molto bene che Taranto è una città fortemente attenzionata per quanto riguarda il suo valore storico e che ogni intervento che viene fatto richiede un iter burocratico anche molto particolare. Però ci sono delle situazioni. Fammi finire di parlare, per non mi togliere il microfono. Non sto togliendo. Parliamo di cose tecniche in questo momento e quindi è molto importante anche capire che c'è bisogno anche di una maggiore sinergia tra le varie istituzioni. Io ti posso dire per esperienza vissuta di molte difficoltà anche nelle mie deleghe che non c'entrano niente con i lavori pubblici o con il patrimonio, quindi mi riferisco alla chiusura dell'ipogei e a alcune strade che hanno problematiche, che richiedono necessariamente una programmazione e richiedono soprattutto una sinergia importante con gli altri enti, come ti dicevo, perché purtroppo quando aspetti 2 anni per avere un'autorizzazione della sovrintendenza diventa complesso. Certo, però c'è un problema che deve essere affrontato a livello anche nazionale con una facilitazione degli iter autorizzativi, perché i territori in generale in Italia non possono più avere queste attese, soprattutto considerando l'importanza del periodo storico grazie ai fondi dell'Unione Europea derivanti dal Covid, quindi con la Next Generation EU, che richiedono una velocità diversa considerando anche le regole di ingaggio che l'Unione Europea ha definito. Ci sono situazioni che, come dire, rappresentano uno schiaffo alla cultura, vedere gli ipogei chiusi, vedere che non esiste una cartellonistica che appunto indica di cosa si tratti, relativamente al patrimonio storico, non c'è una indicazione, cosa che c'è in altre città d'Italia. Vedere per esempio il biglietto da visita di una città che è appunto la stazione, che è ridotta in condizioni pietose, parlo del piazzale antistamp, il terminal bus che non c'ha un bagno, il terminal bus, queste sono delle realtà in cui un'amministrazione comunale direttamente o indirettamente deve intervenire. Il terminal bus è qualcosa di osceno. Sono d'accordo, tu sai che quell'area comunque appartiene in parte ad ANAS, anche in questo caso la sinergia tra le istituzioni fa la differenza, perché anche quello è programmato e diciamo progettato e anche finanziato con il finanziamento vinto grazie alla collaborazione con l'autorità portuale del rifacimento del Waterfall Mar Grande, che contiene anche il rifacimento di quell'area e la destinazione al famoso parcheggio croce fermo da oltre 20 anni, che deve essere ovviamente terminato. Per quanto riguarda la stazione, siamo, diciamo, per la prima volta finalmente c'è stata un'interlocuzione con RFI, che è la società di Ferrovie dello Stato proprietaria della stazione, che ha già candidato la nuova stazione, ha già ottenuto un finanziamento PNRR e presenterà, non può farlo l'amministrazione perché è di proprietà di RFI, il progetto di riqualificazione dell'intera stazione e di tutta l'area antistante. Questione ipogei. Questione ipogei, purtroppo, quanto io sappia, ma non era nelle mie deleghe, c'è un bando di affidamento che poi è stato contestato con un ricorso al TAR. Convengo quando tu dici che c'è bisogno di una cartelluristica, ma per la prima volta nei miei 14 mesi di assessorato al turismo c'è stata finalmente una pianificazione e queste cose non accadono per caso, fanno parte di una strategia, perché è molto facile in questa città. Tutti hanno sempre parlato di turismo, ma io credo che nessuno fino ad oggi avesse neanche mai fatto né un piano strategico comunale come io ho fatto, neanche la capacità di realizzare un portale turistico ufficiale che mettesse a sistema il patrimonio. È un iter, è
è un percorso, oggi stiamo vivendo un altro tassello di quel percorso, ci sono altre procedure che avevo immaginato nel piano strategico, purtroppo non è stato possibile a causa dell'irresponsabilità di alcune forze politiche di questa città, che prevede anche ulteriori tasselli importanti come la defiscalizzazione per gli investimenti turistici, come la riqualificazione e la riapertura degli ipogei, che convengo con te sono un elemento importantissimo di questa città. Quindi diciamo c'è un percorso da fare, purtroppo in questa città non sono più necessarie le pezze a colori molto populiste di andare a fare giusto l'interventino, ma era necessaria una pianificazione importante. E lo dico da tecnico, non da politico, perché grazie a Dio ho un altro tipo di approccio di lavoro. Per concludere, questione se il GP ben venga, che Taranto si sprovincializzi, che abbia una dimensione internazionale, però quella cifra, 3 milioni e mezzo di euro, rispetto a quanto alla ricaduta economica, a quanto detto volgarmente è rientrato, è una cifra abnorme, 3 milioni e mezzo di euro. Quella cifra, per esempio, la si sarebbe potuta indirizzare verso obiettivi più concreti, per esempio l'acquisizione al patrimonio comunale dell'isola di San Paolo, che è stata dismessa dal demanio. Non sono d'accordo, per due motivi. Primo, non esiste un protocollo di acquisizione dell'isola di San Paolo, ma esiste una avviata trattativa e accordo con il Ministero della Difesa per il couso dell'isola di San Paolo. No. Che sono due cose diverse, non c'è una pratica di dismissione. È stata dismessa? Sì, ma è ancora di proprietà della Marina e comunque la Marina ha degli interessi su quel tratto, su quell'isola. Parliamo di San Paolo, non San Pietro. Parliamo di San Paolo. Parliamo di San Paolo, Paolo. Bisogna informare le persone. No, è completamente abbandonata. Non è vero, perché la Marina... Andiamo fuori. Dicevo, sull'isola di San Paolo non è così, nel senso che c'è ancora un forte interesse da parte della Marina. Si è concordato e dovrà essere, diciamo, portato a termine dalla prossima amministrazione, probabilmente qualunque essa sia, un protocollo di couso dell'area, e su questo era stata già aperta una discussione, e ritengo anch'io che l'isola di San Paolo può diventare un forte attrattore turistico, sia di natura culturale e sociale, ma anche se dovesse esserci qualche interesse di collaborazione da parte dei privati. Anche quello è un percorso che richiede collaborazione con le altre istituzioni, quella che spesso purtroppo la vecchia politica non capisce quando dice che le cose devono essere fatte solo qui. Serve collaborazione. L'altra domanda che mi hai fatto qual è? Allora, questione se il GP, 3 milioni e mezzo di euro, una cifra abnorme. Corrigiamo, il contratto con SGP è un contratto di 2 milioni e mezzo, di cui quasi 500 mila euro sono stati recuperati da sponsor. L'impatto economico che è stato determinato dalla Deloitte, quindi una società super partes, è un impatto realistico. Gli effetti di questo tipo di investimenti sono effetti che comunque vengono misurati nell'arco di almeno un biennio, come tutte le strategie aziendali, e questi effetti li stiamo iniziando anche a vedere anche oggi stesso, perché se tu parli con i fornitori di servizi turistici, faccio un esempio, Giovanni che ha fatto il progetto dei Calessini, vai a vedere che lui ha un sacco di prenotazioni di americani che in questo momento verranno. D'altronde a me ferisce sentire i commentatori di Sky in televisione, in diretta nazionale, parlare delle polemiche tarantine quando giustamente il telecronista dice così come noi abbiamo visto San Francisco e le altre tappe anche dagli altri paesi. Ma San Francisco non è Taranto. Taranto ha delle... No, non ha... No, Taranto non può... No, non può, non può permettersi quella cifra. Il problema è questo, Taranto merita tanto quanto San Francisco. Non sono d'accordo, avendo lavorato nelle strategie aziendali ti posso garantire che ci sono delle ricadute molto significative. Per quanto riguarda le altre situazioni che tu giustamente dici che sono comunque situazioni critiche, ci sono dei fondi strutturali che sono già impegnati per il recupero di determinate aree, Luigi. È questo che bisogna capire, perché è molto facile raccontare le cose in maniera banale. Noi viviamo in un territorio dove quasi la metà dei cittadini non pagano le tasse. Tu pensi che davvero con le tasse locali si possa realizzare determinate cose? Si tratta di ottimizzare le spese, bisogna recuperare, razionalizzare le spese. Ma tu vivi in una città che negli ultimi 70 anni l'avete raccontata solo per quanto riguarda le criticità. Se non siamo noi tarantini i primi ad amarli, come credi? No, la città penso che uscire da una penso che io e te, che siamo persone di buona volontà, l'amiamo.
Quindi su questo non ho dubbi sul tuo amore per la città come sul mio. Io quello che dico è che purtroppo bisognerà anche iniziare, Luigi, a un certo punto ad avere una narrazione positiva, perché io vedo che molti nostri concittadini ormai hanno il fumo dell'Ilva nella testa. Ma quello c'è, purtroppo anche nei polmoni ce l'hanno. Ma sono d'accordo con te, ma non possiamo continuarci a darci le martellate sui piedi. Questo no, però ci sono, io vivevo in Germania e ti posso garantire che la Germania è un paese industriale, ma anche territori che ospitano industrie anche pesanti, che grazie al cielo loro sono riusciti in qualche modo a calmierare, ma non a eliminare del tutto, non si sono fermati nello sviluppo e nella diversificazione economica, perché un territorio deve essere per primo deve dimostrare. Io condivido quando tu racconti che ci vogliono le competenze, ma è su questo che dovremmo essere anche uniti e non critici, perché è giusto quello che viene raccontato, ma le competenze, quelle che ci sono, vanno integrate anche con esperienze di persone che vengono da fuori, perché il territorio deve crescere nella sua interezza. Il problema, e concludiamo, sul 6GP, il mio discorso è questo: ben venga il discorso della sprovincializzazione, una dimensione internazionale, però, facendo un po' i conti della serva, quante persone sono andate al ristorante? Quanti alberghi, quante strutture ricettive sono state? Quanti erano le persone? Solo gli addetti. Noi vediamo la gente affacciata sul lungomare, poi tornava a casa e buttava l'acqua della pasta. Sì, ti manca il dato tecnico, perché se tu vai a interrogare, io ho i dati che mi... Quante persone sono venute a Taranto? Ne sono arrivati almeno 7.000 in quei giorni di persone, parliamo di numeri importanti. Che hanno molti alberghi erano vuoti. Non è vero, erano tutti pieni. Evidentemente, non sono. I miei erano vuoti. C'è il presidente dell'associazione dei B&B, puoi parlare con lui. Quest'anno Taranto è riuscita ad avere il sold out, soprattutto nelle strutture di B&B. Noi abbiamo bisogno di altri hotel in questa città, perché i posti letto sono pochi e il turista finalmente ha capito che Taranto è una destinazione appetibile. Ma su questo non c'è tanto da fare. Io dicevo solo di razionalizzare le spese. Ma Luigi, guarda, quando parliamo di razionalizzazione delle spese, oggi quando si fa un bilancio e quando si punta a una rigenerazione urbana, bisogna comprendere che non esiste più soltanto i fondi raccolti attraverso le tasse dei cittadini. Quelle è giusto che vengono spese per investimenti e soprattutto per servizi sociali, ma ci sono i fondi strutturali, quindi bisogna non sovrapporre le due condizioni, perché i fondi strutturali sono fondi vincolati che ogni amministrazione comunale in Italia può, individuando le criticità, partecipare a queste misure. Noi dobbiamo approfittare di un momento storico unico e ripetibile, perché passati questi 5 anni non ci saranno più queste possibilità. Quindi bisognerebbe avere un'idea unitaria di visione e almeno sulle grandi cose importanti remare tutti nella stessa direzione. Se supereremo queste conflittualità, questa città può diventare un punto di riferimento del Mediterraneo veramente, perché le qualità e le competenze in città ci sono e vanno utilizzate. Quindi bisognerà un po' iniziare ad avere una visione un po' diversa. Bene, come vedi è stato un bel confronto, non giornalistico, ma un confronto tra due rappresentanti politici, e mi faccio, come dire, portavoce anche tecnici. Cioè, io non sono un tecnico nell'ambito turistico, però sì, ho le mie competenze in altri settori. L'invito che io ti faccio è di, come dire, rivolgerti al candidato sindaco Melucci, a fare dei confronti con gli altri candidati sindaco in estrema civiltà, cortesia, come abbiamo fatto noi, no? Che non è antipatico che io debba andare a inseguire le persone col microfono, quando invece ci si potrebbe sedere a un tavolino e, nel rispetto reciproco, perché siamo tutte persone per bene e persone educate, grazie a Dio, si può nella diversità fare un confronto. Luigi, io credo che se si abbasseranno i toni della campagna elettorale, non mi rivolgo a te in questo caso, però tu sai bene che, voglio dire, c'è ancora questa vecchia mentalità della politica di attaccare la persona. Ma non è che non parlare ci sarebbe, come dire, la lotta libera in un confronto, no, o verremmo armati. Però guarda, dire. Luigi, il linguaggio e la narrazione sono un valore civile e sociale. Finché purtroppo si continuerà sempre a pensare di abbattere l'avversario invece di pensare di crescere e proporre delle cose migliori
rispetto al proprio competitor, è normale che diventa difficile fare i confronti. Ma nel confronto si parla. Tra me e te questa cosa non succede. No, nel confronto. Confrontiamo liberamente e credo che sui problemi. Io non ho mai fatto, a differenza di altri, riferimenti alla vita privata. Per me il confronto è politico sugli argomenti, fermo restando come presupposto che siamo persone per bene tutti, quindi questo è il punto di partenza, nessuno sta alludendo nulla. È importante, anche per quanto ci riguarda e ti riguarda, cominciare a fare una narrazione veritiera e anche un po' più tecnica, perché quando tu mi dici che la spesa è stata eccessiva, si doveva fare altro, comunque bisogna andare a fare un'analisi un po' più approfondita. Come ti dicevo prima, esistono per determinati investimenti dei fondi strutturali vincolati, esistono per altre tipologie di investimenti e altre tipologie di fondi che devono essere intercettati. Se una volta per tutte la smettiamo in maniera populistica di dire si sarebbe potuto fare altro raccontando che ci sono dei fondi ad hoc che possono essere utilizzati per quello, forse facciamo un servizio più corretto alla cittadinanza, perché raccontiamo di come a Taranto esistono delle professionalità che si candidano ad amministrare, che hanno la strada giusta, che è quella poi che ci unisce l'Europa. Ormai le regole, le politiche economiche e monetarie vengono definite dall'Europa, e anche le regole per il recupero di questi fondi sono definite dall'Europa. Non esiste più l'assistenzialismo che si va a chiedere bisogna farlo per forza a Taranto, bisogna presentare progetti, bisogna essere propositivi e proattivi. Solo in questo modo riusciremo a recuperare il gap che abbiamo confronto ad altre città italiane, e questa è l'unica via che possiamo percorrere, Luigi. Non abbiamo altre strade, purtroppo. È stato un piacere.